Buongiorno a tutti. Abbiamo scelto di parlare di Gemona del Friuli come esempio perché al di là del fatto che l'Agenzia per l'Energia che rappresento del Friuli Venezia Giulia ha sede proprio a Gemona, perché in realtà è interessante vedere come entrano in gioco quattro questioni che oggi sono attualissime: la pianificazione, la ricostruzione, purtroppo gli eventi drammatici sono all'ordine del giorno, e la ristrutturazione, e poi il tema casa clima, che fa un po' da filo conduttore oggi in questo convegno. Chi è APE, Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia? È un'agenzia simile a questa di Modena, che si occupa di risparmio energetico a quasi 360 gradi, al di là dei trasporti, e, dando supporto agli enti pubblici, dando supporto a azioni di pianificazione, di rinnovo dell'illuminazione pubblica, eccetera, e ha un comparto abbastanza strutturato ormai da anni sul tema casa-clima, perché fin dal 2006, quando è nata, si è posta il problema di come promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio. È dal 2008 che siamo in riferimento casa-clima in Friuli, e come dicevo abbiamo la sede proprio a Gemona. Gemona è un comune di circa 11.000 abitanti e nell'Alto Friuli. Questa mappa rappresenta i comuni del Friuli divisi per zona climatica, è un lavoro che abbiamo fatto noi per implementare il programmino di calcolo Casa Clima già anni fa. La fascia arancione è una zona climatica abbastanza omogenea di pianura, con clima abbastanza simile alla pianura padana, insomma un clima padano tutto sommato anche in Friuli, e la zona rossa invece indica la montagna. Come vedete, Gemona è all'imbocco di una, si intuisce un po' da quell'insenatura, no, di quei comuni arancioni che entrano nel rosso, e all'imbocco di una valle, e poi la pianura si chiude proprio alle spalle di Gemona. Questa insenatura è contraddistinta dal fiume Tagliamento, e Gemona, si vede qui nell'angolo, ha un centro storico leggermente elevato rispetto alla piana, e poi uno sviluppo abbastanza rado tutto intorno. Al di là dell'autostrada, che ci interessa poco, i due elementi principali del territorio di Gemona sono la strada statale e la ferrovia Pontebana, che segnano i collegamenti verso nord. Perché dico questo? Perché Gemona nasce in periodo medievale in zona sopraelevata, perché la piana era sostanzialmente paludosa e necessitava di bonifiche, che sono iniziate dal 1200-1300 in poi, e quindi il borgo medievale è situato sopraelevato, ma già con le bonifiche Gemona ha subito una sorta di ribaltamento verso la piana, allargandosi via via sul territorio sottostante. Quindi oggi, al di là del centro storico, troviamo un secondo centro che corrisponde alla zona intorno alla stazione ferroviaria. Per quello prima ho citato la ferrovia, perché ha creato questo secondo nucleo abitativo più recente, stiamo parlando della metà del 1800. Parallelamente si è creato in maniera praticamente coeva una zona industriale, artigianale e anche residenziale intorno alla strada statale, sempre seconda metà dell'Ottocento, e a partire da metà del Novecento, direi, si è sviluppata tutta una zona residenziale diffusa sul territorio del comune, che è la caratteristica principale non solo di Gemona, ma di tanti comuni friulani e anche, direi, veneti. Quindi un'edilizia diffusa. Ho tratto un paio di citazioni da alcuni scritti di Giovanni Pietro Nimis, un architetto del posto che è stato abbastanza attivo nel periodo della ricostruzione del terremoto, e
che fa anche il quadro di quello che succedeva prima. Spesso nelle zone friulane si dà la colpa un po' al terremoto per questa esplosione residenziale edilizia sul territorio. In realtà questa esplosione è figlia degli anni 60-70, quando l'agricoltura e la zootecnia lasciavano un po' il posto all'industria e si stava facendo spazio al posto della classica abitazione rurale friulana, che era composta da case in linea sostanzialmente, e si è imposto un po' il modello della villetta unifamiliare isolata con il giardino eccetera, no? Per cui i centri storici hanno cominciato a svuotarsi già prima del terremoto, almeno in parte, a favore di questa edilizia diffusa di case unifamiliari. Questa è un po' la situazione. Quindi io ho parlato di quattro gemone. L'architetto Nimis nei suoi testi trascura un po' la gemona diffusa ne cita tre, e già prima del terremoto, dicevo, c'è stata questa tendenza allo svuotamento del centro storico e del borgo medievale, quindi, che oggi perdura a distanza di circa 40 anni. Il centro storico di Gemona fa ancora difficoltà a essere utilizzato in un modo sufficientemente vivace. Il terremoto del Friuli ha coinvolto Gemona, molto vicino all'epicentro, e una serie di comuni limitrofi in maniera abbastanza disastrosa nel 76. Qua un po' di dati per inquadrarlo: un'area interessata di 6.000 km quadri, 600.000 abitanti circa, 137 comuni, di cui 45 praticamente distrutti. Uno di questi è Gemona. Due scosse a distanza di qualche mese, abbastanza forti, con un bilancio abbastanza importante, come vedete dai numeri, 18.000 edifici distrutti, eccetera. Per quanto riguarda la costruzione, il modello Friuli, perché viene ancora citato, la cosa particolare è che viene citato sempre come un esempio positivo, e ad oggi ci troviamo con programmi di ricostruzione abbastanza diversi che vanno nella situazione opposta. Se pensiamo per esempio all'Aquila, forse l'esperienza qui vostra assomiglia molto di più a quella del Friuli, e mi sembra così di inquadrarla in quelle un po' più positive come modalità di ricostruzione. Comunque la ricostruzione del Friuli è durata circa 10 anni, cioè in 10 anni si è ricostruito gran parte di quello che è andato distrutto, e con un coinvolgimento che in primis ha riguardato i professionisti e le imprese del luogo, quindi creando anche una sorta di economia locale, e gran parte lasciando le iniziative al privato, quindi con un coinvolgimento diretto dei cittadini e delle imprese, delle strutture private. E non c'è stato un programma, una pianificazione regionale accurata, bensì è stata lasciata una certa autonomia ai singoli comuni, che hanno poi ribaltato questa autonomia sui privati. I comuni si sono preoccupati di gestire più che altro la ricostruzione dei centri storici, dividendoli in ambiti e quindi in unità minime di intervento, vengono definite oggi, e proprio per favorire la ricostruzione del centro storico. Quindi c'è stata da una parte questa poca programmazione locale, e che ha lasciato un po' il rischio di una casualità nella ricostruzione abbastanza elevata, tant'è che lo si vede, il modello che si era un po' così che era stato impostato prima di prediligere la residenza isolata, si è di fatto accentuato e si è proseguiti su quella strada. Tutto sommato, comunque, questi lati tendenzialmente negativi di una programmazione scarsa e molto localizzata e non strutturata, e una frammentazione dei centri di decisione e anche dei professionisti coinvolti, avrebbe potuto portare a dei risultati abbastanza
più confusi, invece tutto sommato l'autore, Nimis soprattutto, ma anche altri, ammettono che tutto sembra rientrare in un quadro abbastanza coerente, cioè l'aspetto attuale dei paesi assomiglia o ricalca quello che era stato un po' l'impostazione precedente. Al di là di queste note storiche, insomma, un po' più legate all'urbanistica, ma per inquadrare il problema, attualmente ci interessano tre tipi edilizi, potremmo chiamarli, legati a tre zone di Gemona, anche in funzione di capire quali sono stati gli sviluppi nel frattempo e quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri per una riqualificazione di questo patrimonio ricostruito. C'è una piccola area del centro storico che è stata quella meno su cui è stato un impatto lievemente inferiore del sisma, in cui c'è stato un recupero abbastanza, è stato possibile un recupero degli edifici esistenti, di una parte quantomeno, mantenendo l'aspetto generale del borgo medievale con i portici, eccetera. C'è stato poi tutta una parte del centro medievale ricostruito completamente, che è andato distrutto, e la parte, come dicevo prima, di edilizia diffusa. Le due parti del borgo storico da cosa differiscono? Differiscono dal fatto che la parte, diciamo, ricostruita ha seguito questa programmazione comunale di ambiti di intervento che non hanno portato una ricostruzione tale quale degli edifici, bensì hanno mantenuto gli assi stradali e le particelle catastali sostanzialmente. Qualche caratteristica di facciata, come le cornici delle finestre, eccetera, però gli edifici sono sostanzialmente nuovi, anche con, andando un po' in giro, poi soluzioni anche un po' particolari in certi casi, magari da queste foto non emerge. E dal punto di vista energetico, cosa dire? Era appena uscita la legge 373, per cui si poteva anche fare qualche riflessione dal punto di vista energetico, ma soprattutto nel centro storico questa non c'è stata. Ad oggi c'è da dire che il fatto che le facciate abbiano ripreso tutte queste decorazioni fatte di cornici, di piccoli poggioli, terrazzini in pietra, eccetera, rende difficile, oltre al fatto della continuità della cortina muraria sulla strada, rende difficile un'applicazione di isolamenti a cappotto sicuramente, e d'altra parte c'è anche una difficoltà di intervenire dall'interno, perché aver rispettato le vecchie particelle catastali nella ricostruzione degli edifici ha fatto sì che siano stati ricostruiti di fatto appartamenti medio piccoli, anzi con la gran parte di appartamenti piccoli, per cui oggi fare isolamenti interni, l'aveva già detto Uli poco fa, è abbastanza complicato. Quindi il centro storico di Gemona, al di là di una sostituzione serramenti o poco altro, di fatto non offre possibilità quantomeno di interventi integrali di riqualificazione. Cosa invece assolutamente possibile e auspicabile su tutta la parte esterna di edifici isolati nel senso isolati uno dall'altro, non isolati termicamente. E quali sono i sistemi costruttivi più utilizzati? Diciamo che al di là di qualche consolidamento di strutture preesistenti, che erano sostanzialmente in laterocemento o laterizio, con qualche esempio di costruzione in sasso nel centro storico, e gran parte della ricostruzione è avvenuta in cemento armato e strutture a telaio in cemento con tamponamenti in laterizio. Abbiamo anche nel residenziale qualche esempio di applicazione di edifici prefabbricati, anche questi a base cemento, e a cui sono già stati aggiunti in certi casi alcuni cappotti, spessore 4 cm, negli anni 90, fine anni 80. Questo è un po' il quadro. La tipologia costruttiva più diffusa è quella che è riportata anche nella norma UNITS 11300, la tipologia costruttiva con il muro, con la doppia parete, con l'intercapedine di 4-6 cm, generalmente d'aria, ma qualcuno aveva già pensato di inserirci un po' di polistirolo o lana minerale in certi casi, ci sono alcuni esempi.
sporadici, ma ci sono. Quindi questo è un po' il quadro dell'esistente oggi, quindi un esistente che consente buone possibilità di ristrutturazione. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, noi abbiamo collaborato col Comune e con la provincia di Udine e col Comune di Gemona nell'analisi di alcuni edifici esistenti. Le scuole di Gemona, le scuole di proprietà comunale, sono di fatto tutte uguali, sono 6 scuole costruite, come vedete nelle foto, struttura in travi di acciaio, mista acciaio calcestruzzo, con pannelli sandwich prefabbricati di tamponamento in cui sono integrati anche dei serramenti in alluminio, e tetto piano in cemento armato a cui negli anni 80 si è pensato di aggiungere una falda in lamiera, perché Gemona è uno dei comuni più piovosi d'Italia e quindi i tetti piani si sono rivelati in breve tempo dei problemi non indifferenti. Una volta costruite queste nuove coperture, di fatto in 5 casi su 6 è stato anche inserito uno strato, un materassino di lana di roccia sul sottotetto. I pannelli sandwich, quelli rossi che si vedono nella foto, sono pannelli di 6,5 cm, con due strati interno e esterno di cemento amianto e un riempimento di poliuretano o lana di roccia. Questa particolare struttura con quei serramenti integrati fa sì che mettere mano a quelle facciate sia abbastanza complicato oggi. Ci sono due questioni. La prima è che questi edifici oggi cascano in classe E, F di involucro, perché hanno già un parziale isolamento. Quindi interventi parziali su questi edifici di fatto non portano a miglioramenti così significativi da giustificare un rapporto costi-benefici interessante. Soprattutto perché la scuola oltretutto è utilizzata con tempi abbastanza ridotti, no, di utilizzo, quindi se si fa il conto esatto sui tempi di utilizzo i consumi non sono così elevati e quindi bisognerebbe pensare a un intervento integrale che porterebbe a risultati più interessanti. E noi abbiamo fatto così un paio di riflessioni e il problema dei pannelli di amianto di tamponamento e i serramenti integrati danno in effetti diverse problematiche di intervento, quindi bisognerebbe mettere mano senza toccare quei pannelli, quindi o con delle contropareti interne, oppure ci sono dei interessanti applicazioni di nuove facciate prefabbricate che possono essere applicate all'esterno, e la struttura di questi edifici consentirebbe questo tipo di intervento, però sempre un intervento integrale. Altri edifici pubblici, come per esempio questa casa anziani, invece sono stati realizzati con sistemi prefabbricati interamente in cemento armato. Il Comune di Gemona ha ottenuto un finanziamento specifico della regione per mettere a posto le case di riposo, le case di cura. È stato realizzato un progetto di ristrutturazione integrale e riqualificazione energetica dell'edificio, portando la struttura dalla classe G alla classe D. Queste sono classi non casa clima, ma classi di EPI, perché l'intervento riguarda anche il rinnovo dell'impianto. E l'iter però è già fermo da un anno abbondante per il problema del patto di stabilità, quindi finanziamento concesso ma tutto fermo. C'è un altro interessante intervento in fase di certificazione casa clima. Questa è una scuola, è un liceo scientifico, un ampliamento, ma in realtà è un'ala a sé stante con funzionamento indipendente. È stata avviata la certificazione casa clima e anche questo intervento è in fase di attesa di gara, perché il patto di stabilità di fatto sta bloccando un po' tutto. Questo intervento rientra in uno degli interventi della provincia di Udine che la provincia fa sul proprio patrimonio, e provincia di Udine che nel 2009 ha deliberato che tutti i propri edifici avrebbero dovuto essere ristrutturati o realizzati in classe A, casa clima. Provincia di Udine è stata abbastanza attenta su questo tema, tant'è che ha anche promosso un bando per l'efficienza energetica basato sul protocollo casa clima, che ha visto circa 96 edifici incentivati
dal 2009 al 2010, con un contributo medio dai 20.000 ai 40.000 euro a seconda se erano nuovi o ristrutturazioni, con dei buoni risultati sulla riduzione di emissioni, che ha portato anche a Gemona la costruzione di alcune case clima. Ne abbiamo 5, 4 sono nuove costruzioni e una è una ristrutturazione. Non mi soffermo tanto sul nuovo, se non per dire che anche a Gemona si riflette un po' la tendenza di prediligere oggi strutture, edifici in legno prefabbricati o comunque con un cantiere un po' più rapido. E l'esempio che invece su cui vorrei soffermarmi è una ristrutturazione, è una casa clima C, perché il bando prevedeva per le ristrutturazioni anche eventualmente un ingresso minimo in casa clima C. Il problema di questa classe C è che il volume, anzi il rapporto di forma, è abbastanza sfortunato, guadagni solari praticamente nulli, e quindi era praticamente impossibile, nonostante anche la ventilazione meccanica e gli interventi fatti, arrivare senza investimenti esagerati in una classe B. È interessante questo esempio perché mette insieme un po' il problema della ricostruzione del terremoto con la situazione attuale, no? Questa è una vecchia casa provvisoria o quasi, insomma, realizzata subito dopo il terremoto, una casa in blockbau, e ne sono sopravvissute alcune, anzi quelle che ci sono ancora, che non sono state demolite, sopravvivono in condizioni abbastanza buone. In questa casa è stata mantenuta la struttura e rifatto il tetto con isolamento in fibra di legno. La parte più difficile dell'intervento sull'involucro ha riguardato gli isolamenti interni ed esterni, perché ormai le pareti presentavano un fuoripiombo abbastanza accentuato, per cui sia dentro che fuori è stato necessario prevedere una controparete con una struttura classica, insomma, metallica e lana di roccia, più che altro per con i pannelli USB fuori e il cartongesso dentro, per ristabilire il piombo delle pareti. Su questo poi è stato realizzato un cappotto in sughero, mentre all'interno lana di roccia e cartongesso classici. Questo è un po' il risultato. È stato un cantiere, al di là della classe energetica, insomma, che oggi, come si diceva prima, forse c'è una gara, no, ad arrivare per forza in oro, in realtà è stato un ottimo esempio di intervento sull'esistente, e oggi potrebbe essere, questo è partito nel 2009, questo progetto, oggi potrebbe essere secondo me un'ottima casa clima R, e quindi mi ricollego e concludo l'intervento a quanto ha detto Ulrich poco fa, anche in proprio prendendo ad esempio la gran parte degli edifici di Gemona, ma di tutto il Friuli sostanzialmente, le potenzialità di questo tipo di interventi sul tipo edilizio classico, insomma, che abbiamo noi, porterebbe a dei risultati assolutamente significativi e importanti. Quindi ci si augura che questo sia un po' l'inizio e che ci sia più attenzione a un certo tipo di riqualificazione, proprio perché insomma, penso la sfida del futuro debba andare in quella direzione. Grazie.